Una poltrona per tre, potrebbe essere sintetizzato così questo penultimo turno di campionato della Serie C2 Girone C, dove Century Latina, Ginnasi Fondi e Cediara sono appaiate fra loro a 48 punti. Ginnastic Fondi e Cediara si affrontano fra loro dunque per un importante posto ai playoff. Ginnastic Fondi contro Cediara dunque, ma vediamo com'è andata. Non mancano le emozioni al palazzetto dello sport di Fondi fra la squadra di casa e il Ceriaro, una partita subito avvincente sin dalle prime fasi della gara con questo gol che viene realizzato da Triolo, grande protagonista di questo primo tempo, autentico mattatore, fattore dominante, segna subito dopo 3 minuti il gol in apertura. Difesa del Ceriara però alquanto distratta anche in questa circostanza, con lo stesso Triolo che prova questo diagonale. Non sappiamo se Pannozzo abbia deviato a sua volta la palla oppure ci sia stato il tiro diretto proprio di Triolo. Il discorso però cambia poco perché 2-0 subito per la formazione magliarossa, poi sesto fallo commesso subito dalla squadra di casa e gol splendido su tiro libero da parte di Marconi, bonus dunque che è stato giocato molto presto da entrambe le squadre. Infatti c'è anche in questo caso il fallo commesso da Sarate Santoni con il tiro libero che viene affidato sempre ai piedi dell'infallibile Triolo, che questa volta però calcia fuori. L'arbitro però pesca Petrin, che ha compiuto una manovra di disturbo nel momento in cui il giocatore numero 9 di casa prendeva la rincorsa. Quindi ripetizione del tiro e gol da parte di Triolo, che dunque timbra questa partita con una fantastica tripletta. E c'è poi un altro tiro libero alla fine del primo tempo con Marconi, che questa volta però calcia in maniera abbastanza innocua il pallone. C'è poi il contropiede proprio nelle fasi finali del primo tempo da parte della Ginnastica con Triolo che riceve palle e poi serve ancora una volta il suo compagno di squadra Pannozzo, per lui un gioco da ragazzi, realizzare il 4-1. Esultanza da parte di tutta la panchina della Ginnastica, che pensa ormai alla vittoria sicura. In verità ci sarà comunque da soffrire nel secondo tempo, perché il match prenderà una piega quanto strana. Guardate Batista, il coach del Latina, che era venuto al palazzetto per assistere alla prestazione del proprio figlio Igor. Poi c'è il pallone che viene recuperato proprio nel secondo tempo, splendido questa solo da parte di Corona, che batte il portiere Sallucci con un precisissimo diagonale. Dunque Sallucci va a ricevere anche i complimenti dal pubblico presente in tribuna. 5-1, e partita che sembrerebbe a questo punto chiusa, ma in verità c'è la reazione d'orgoglio da parte di del Ceriara con Marconi, che segna il gol del 5-2. Poi c'è Foggia che parte sulla sinistra, fugge via, imprendibile come una pallina di mercurio, e scarica questo diagonale sotto l'incrocio. 5-3 dunque la gara, che sembrava chiusa qualche minuto prima, adesso è più che mai viva, anche perché poi arriva anche il 5-4 segnato questa volta da Cavallin. Guardate come la difesa del Fondi è rimasta assolutamente a guardare le prestazioni offensive da parte del Ceriara, che poi reclama un rigore che sembrerebbe il fallo c'è sicuramente, non è calcio di rigore ma c'è un fallo nettissimo. E da quel fallo poi nascono una serie di proteste che portano all'espulsione di Cavallin. Dunque la gara prende nuovamente una piega a favore della squadra di casa, che gioca anche 2 minuti in superiorità numerica senza però sfruttarli. Il Ceriara però a questo punto sembra aver accusato il colpo e mostra il fianco, che viene subito viene castigato da questo diagonale da parte di Passannante, che realizza il 6-4. Il Ceriara si butta in avanti disperato per cercare una rimonta, ma Passannante ancora una volta, anche con questo tiro abbastanza fortunoso in verità, realizza il gol del 7-4. A questo punto la partita può ritenersi chiusa, anche perché si aprono degli spazi incredibili che la squadra di casa sfrutta. Guardate questa percussione che viene accompagnata in gol da Petrin, sfortunato dunque, resa da parte del Ceriara, che ha abbandonato probabilmente nell'episodio del calcio di rigore reclamato da Foggia e ogni velleità di vittoria. Arriva anche il 9-4 realizzato da Pestillo, e poi c'è l'ultimo assolo proprio partorito da Passannante, che segna il gol del 10-4, partita dunque che finisce qui. La Ginnastic Fondi vince 10-4 contro il Ceriara e continua dunque la rincorsa al posto playoff.